Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono BlazyKen68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z Dokken Battle, ovviamente nella versione global, come potete vedere nell'account principale, poiché quest'oggi siamo in un altro video che assolutamente aspettavo da tantissimo di portarvi qui sul canale. Infatti, senza perderci in chiacchiere, eccolo qui, portiamoci proprio all'interno dell'evento, perché abbiamo un altro Dokken Event da andarci a fare quest'oggi. Infatti andiamo nel Dokken Event Surpassing All, dedicato a Goku Super Saiyan di terzo livello. Infatti noi abbiamo Goku Super Saiyan di terzo livello STR, quindi il rosso, lo Strong. E quest'oggi lo andremo a Dokkan Awakenare. Vi inizio comunque già a dire che ho già tutte le medaglie, però ne sto ottenendo delle altre, perché nel caso in cui Dokkan voglia farci la grazia di farci uscire anche la versione AGL, magari ho già pronte le medals. Quindi andiamoci a scegliere un amico, Gogeta SA9, nemmeno lo sto a dire. Questa è la nostra squadra al momento, abbiamo il nostro Gogeta Tour, poi abbiamo Cell Tecnico, assolutamente imprescindibile in questo team, Majin Vegeta, pazzesco, Linka che è un qualcosa di incredibile con Gogeta, abbiamo Goku Super Saiyan, in realtà Goku Angel Super Saiyan, abbiamo Mighty Mask ed infine abbiamo Gotenks Fisico, perché è l'unico che riesco a inserire al momento. Infine abbiamo ovviamente anche il Gogeta Tour amico. Ed andiamo a muovere un attimino soltanto i nostri strumenti, perché volevo portarmi al posto di Ghost Usher, che ci servirà a poco direi. O meglio, forse... Dai, allora portiamo Ghost Usher e ci portiamo anche Dende. Facciamo così, giusto per evitare casini possibili immaginabili. Quindi facciamo una cosina, per guadagnare anche un pochino di tempo, perché non so il Dokken Awaken quanto tempo ci farà perdere qui. Ci vediamo direttamente in battaglia. Oh, perfetto, siamo quindi per iniziare la nostra boss battle. Abbiamo ottenuto comunque un pochino di ki, non dico un bel po', ma un pochino di ki sicuramente. E quindi direi che siamo prontissimi per la nostra battaglia. Prima fase di Goku. Abbiamo Goku Super Saiyan di secondo livello, che con Gogeta è tipo facilissimo toglierlo di mezzo. Quindi iniziamo a fare una bella special con Cell, poi riusciamo a fare anche la special con Gogeta, e quindi il nostro carissimo Goku Super Saiyan di secondo livello molto probabilmente ci saluta già anzitempo. Quindi vediamo un pochino, parte la special del nostro carissimo Cell, vediamo quanto danno gli facciamo con la Kamehameha solare, e beh un bel po'. E quindi Gogeta amico, che tra l'altro a SA9 dovrebbe ararlo completamente, o meglio dovrebbe obliterarlo, proprio come dice il nostro carissimo Luigi Onaraku se preferite, che intanto vi ricordo che trovate il link al suo canale in descrizione, perché mi sta dando una mano incredibile in qualsiasi evento, quindi passate nel suo canale perché vi aiuta tipo tantissimo. Quindi prossimo turno, brutto turno, qui mi sa che devo utilizzare per forza il Ghost Usher, raga, lo utilizzo per forza qui, non ditemi niente. Allora proviamo a fare una cosina però, Prima di tutto, devo spostarmi magari. Allora, cerchiamo di spostare... sì, dai, cerchiamo di spostare Gotenks. Quindi, sperando che sto muovendo un attimino bene il tutto qui. Quindi, proviamo a fare anche qualche special. Allora, riusciamo a fare la special con Goku. Dovremmo riuscire a fare la special con tutti in realtà, Vediamo un attimino. Ok, anche con Gotenks. Quindi partono addirittura tre special contro il nostro Goku Super Saiyan di terzo livello, e vediamo un pochino come se la cava qui, Quindi prima special, Super Kamehameha. Tra l'altro questo Goku, se non sbaglio, ha la possibilità di avere con la special la rare chance di fare un danno superiore, mi sembra al 180%, un qualcosa del genere. Ora forse starò dicendo una cretinata io, però sicuramente ha qualche boost. Quindi la prima barra, già con il primo turno, è bella che è andata più o meno, Secondo turno, dobbiamo vedere di evitare un pochino la special, se è possibile ovviamente. Quindi, un pochino cosa possiamo fare? Nessuno che linka qui. Però, allora, utilizziamo questo rosso su Cell. Poi, cerchiamo di tenerci questi blu, e quindi facciamo proprio così. Cerchiamo di attaccare con questi blu con Gogeta. Ah, non riusciamo a fare la special purtroppo. Allora, comunque, parte la Kamehameha solare di Cell, questa è la cosa importante. Vediamo un attimino, La prima barra è andata, non ci fa la special Goku.
Non ce la fa. Oh, ok, non ce la fa nemmeno adesso. Ci salviamo con 36.000 di HP, che comunque non saprei. Non saprei se riusciamo a resistere qui, Quindi vediamo un pochino, vediamo. Io direi di fare una cosina, però bisogna pensarci bene qui. Allora, iniziamo a far linkare prima di tutto. Ecco qui, Majin Vegeta e Gogeta. Perché come vedete, guardate qui, se non linkano, guardate quanto ki perdono entrambi. Guardate, se linkano, linkano che è una favola. E sto dicendo linkano 3000 volte, ma non fa niente. Quindi, iniziamo prima di tutto a dare un attimo dei ki a loro, Quindi, iniziamo anche qui. E la prossima mossa, vediamo, abbiamo 4, non riusciamo a fare... Vi giuro che mi è scappato! Vi giuro che mi esca... Speriamo che non ci fa la special dopo, raga. Non ci voglio credere se ci fa la special dopo. Non ci voglio mai credere. Meno male. Raga, ci siamo salvati tipo tantissimo. Vi giuro di nuovo che mi era scappato il dito. Vabbè, comunque. Siamo stati fortunati, molto molto fortunati. Meno male, ci siamo evitati la nabbata pazzesca. Quindi... qui ci ricarichiamo, tra l'altro, peccato che non abbiamo Majin Vegeta e Cell vicini, purtroppo. E quindi, allora, pariamo. Io credo che la special potrebbe farlo questo Goku all'inizio. Quindi, andiamo con Cell. Facciamo anche una cosina, vediamo se riusciamo a concluderla praticamente subito. Quindi, diamo il 30% in più di attacco ai nostri tecnici. Poi utilizziamo questo qui, vai, non fa niente. Ed infine, no, mi sa che potevo anche risparmiarmelo il tech più 30%. Però comunque Cell farà sicuramente un gran bel danno. Quindi parte la Kamehameha solare di Cell. Vediamo quanto danno totale, vediamo. 95.000, comunque non male, però mi sarei aspettato di meglio, Però calcolando comunque che non linkava con nessuno, ci può stare. Niente, non ci fa la special. Strano, davvero molto strano. È qui, vediamo un attimo. È qui, mi sa che si conclude tutto. Si deve concludere tutto per forza. Non voglio nemmeno curarmi. Qui, basta, non mi cura, è inutile, raga. Si è conclusa tutta la battaglia. Abbiamo link addirittura fra Gogeta e Vegeta SA9. Parte anche il super attacco del nostro Gogeta, che vediamo, se non lo fa fuori lui, lo fa fuori l'altro. Ecco, lo fa fuori direttamente lui, nemmeno l'SA9. Quindi otteniamo la nostra Awakening Medal, giusto per farvi vedere che le sto ottenendo tutte io, senza chissà quali trucchi di alcun genere di cui sento parlare in giro, cose del genere, ma mai utilizzarli, raga, mai assolutamente. Si perde tutto il senso del gioco e soprattutto, e ripeto soprattutto, potreste perdere il vostro account, potrebbero bannarvelo tranquillamente. Anzi, è certo al 100%, quindi non rischiate assolutamente. Traliamo. Saliamo anche di rank up, quindi vorrà dire che dopo mi andrò a fare un'altra missioncina. Vediamo a quante medals siamo, che non ricordo nemmeno. E quindi facciamo anche una cosina. Ci andiamo proprio a Dokken Awakenare proprio in questo momento, Goku. Quindi siamo a, dovrebbero essere, no, 12, pensavo 13. Invece siamo a 12, però andiamo a fare il Dokken Awakenare al nostro Goku Super Saiyan di terzo livello STR. Da quanto aspettavo questo momento. Ormai i tour fioccano qui, raga. Fioccano. Quindi vediamo un attimino, perché il nostro Goku Super Saiyan di terzo livello sta per diventare, intanto siamo a 10 minuti, ci siamo, Diventa turno, non ho visto nemmeno il cambiamento effettivo per quanto riguarda leader skill e tutto. Però ce lo andiamo a vedere adesso, Anzi, andiamo a fare prima il training magari, se riusciamo. Vediamo un attimino, tra l'altro è molto molto figo lui, bello davvero. Dai, facciamo una cosa, allora mi vado a procurare qualche personaggio per il training e quindi ci vediamo fra pochissimo. Oh, perfetto, quindi direi che ci siamo quasi, manca l'ultimo allenamento. Come potete vedere, ho già fatto praticamente tutto, gran parte dell'allenamento all'interno, ovviamente off the screen. E quindi siamo con l'ultimo allenamento e vediamo il nostro carissimo Goku Super Saiyan di terzo livello finalmente maxato. E andiamo a vedere anche le sue statistiche. E tra l'altro andiamo a vedere la leader skill e la passiva, che, diciamoci la verità, questo Goku STR sicuramente, secondo me,
non ha nulla a che vedere con il Goku AGL. Il Goku Super Saiyan di terzo livello AGL secondo me è un qualcosa di completamente differente. È molto molto più forte e soprattutto spacca i culi. Questo qui non tanto secondo me. Però andiamo a vedere, abbiamo 8571 di HP, 8123 di attacco, 4277 di difesa. Come potete vedere non sono statistiche altissime, nemmeno alte direi. Abbiamo leader skill, tutti i tipi hanno attacco più 30%, ed è una leader skill che sinceramente mi dice pochissimo. Dragon Fist causa danno supremo ai nemici e gli abbassa la difesa, almeno credo. E poi abbiamo infine la passiva Full Power Battle, che forse potrebbe essere la cosa che conta di più in questo Goku, ma nemmeno più di tanto. Abbiamo attacco più 80% quando gli HP sono al di sotto del 30%, il che secondo me potrebbe essere comunque un'arma a doppio taglio, perché io personalmente cerco di essere sempre al di sopra del 30%. Quindi questo 80% credo che lo sfrutterò davvero pochissimo. Mentre per onor di cronaca, se andiamo a vedere l'altro Goku, il Super Saiyan 3 però AGL, Dokkan Awakenato tra l'altro, secondo me lì è tutta un'altra storia. Quindi ok che abbiamo Dokkan Awakenato questo qui, sarebbe stato uno spreco secondo me avere un Goku Super Saiyan di terzo livello e non averlo Dokkan Awakenato. Però io essenzialmente in questo momento, se proprio devo puntare a Dokkan Awakenare un altro personaggio oltre gli altri, punterei sul Goku Super Saiyan di terzo livello AGL, possibilmente se il gioco ce lo fa uscire ovviamente, perché andiamolo a vedere un attimino e serve soprattutto tantissimo negli AGL. Abbiamo 9500 di HP, 8600 di attacco e 4600 di difesa. Non tantissimo rispetto all'STR, però comunque già andiamo meglio. Poi abbiamo AGL Type, Ki più 3 ed attacco più 3000, che è una che è una leader skill secondo me buona, buonissima per una squadra AGL, forse quasi il top secondo me. Abbiamo sempre Dragon Fist, che è praticamente uguale, identico a quello che abbiamo noi. Ed abbiamo la passiva attacco più 100% per 7 turni dall'inizio del turno. Link skill dovrebbero essere gli stessi dell'altro Goku, però secondo me siamo completamente su livello differente. Quindi va benissimo, ricordo ancora l'esaltazione quando trovai questo Goku STR Super Saiyan 3. Però in tutta sincerità a questo punto avrei preferito sicuramente trovare l'altro, anche se comunque ancora non è riuscito. Però punto assolutamente a trovarlo l'altro, anche perché se non puntassi a trovarlo vorrebbe dire che sarebbe stato praticamente tutto inutile, cioè fare tutte queste missioni per ottenere ulteriori medaglie. Spero di aver anche coniugato i verbi bene. Quindi ragazzi, direi che possiamo anche concludere qui questo video, perché davvero non ce la faccio più oggi. Sono full, sono pieno, davvero sto per esplodere, la testa mi esplode. Però abbiamo portato Goku Super Saiyan 3 a Tour e quindi secondo me mi merito anche un applauso. No, sto scherzando, in realtà sono anche in ritardo con questo Tour secondo me. Però dai, chi immaginava che sarei riuscito a portare Tour Gogeta, Majin Vegeta più o meno, Goku AGL, nemmeno comunque un Tour, Trunks Int, Goku Super Saiyan terzo livello Tour, che altro abbiamo? Non me li ricordo nemmeno più, vediamo un attimino. Gogeta, Goku, Majin Vegeta, Trunks, devo portare ancora Tour Cell. Ah regà, ve lo faccio vedere, non so, anzi credo molto probabilmente che non vi farò il video, però ve lo faccio vedere qui a questo punto. Ho le medals per Broly, quindi dai, lo facciamo in questo momento, ve lo devo far vedere a un certo punto, quindi facciamolo e mi tolgo questo pensiero una volta per tutte. Tanto sta per scadere l'evento e quindi o ve lo faccio vedere adesso o non ve lo faccio vedere mai più. Quindi signori, abbiamo anche Broly Tour, quindi adesso mi metto anche a fargli il training e quindi a maxarlo, perché sta per uscire un bel torneo
in cui sicuramente diremo la nostra con la nostra nuova squadra di tour. Quindi ragazzi, direi che detto questo, vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, vi invito a commentare, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Goku Tour e se la pensate come me rispetto a questo Goku Tour e al Goku AGL. Quindi condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.